mister, buongiorno. Buongiorno. Senta, se le prospetto questa ipotesi di tre cambi, cioè Terranova per Krajinc, Dionisi per Citro e Cibsa per Gori, sabato contro il Palermo, lei che cosa mi risponde? Le rispondo che è un'ipotesi, visto il rientro di Terranova, che possiamo comunque adottare per quanto riguarda la fase difensiva, però non abbiamo ancora deciso e vedremo comunque, come al solito, fino all'ultimo momento le condizioni di ciascuno di questi giocatori che avete citato, per capire se in base al modulo, se in base allo schieramento, che comunque all'avversario che avremo di fronte, è quello che sarà più adatto rispetto alle caratteristiche. Quindi in questo senso abbiamo citato tre giocatori che allo stesso tempo potrebbero far parte, come del resto tutti quanti gli altri, di questo organico, però sceglieremo quelli più adatti a giocare questo tipo di partita. Mister, questa è una di quelle partite che si dice, almeno si preparano da sole, anche in fatto per quanto riguarda le motivazioni. Però questo secondo me è un discorso un po' riduttivo, in considerazione della mole di lavoro che avete svolto e che dovete ancora concludere domani mattina. Io le chiedo a questo punto: che cosa ci mette in più lei sul piano delle raccomandazioni e dei consigli, e la squadra sul piano dell'impegno per preparare al massimo la partita con il Palermo? Ma io credo che questa sia una partita dove le motivazioni vengano un po' da sole per preparare un match di questo prestigio. È normale che da parte nostra, da parte dei calciatori, ci deve essere la stessa preparazione delle altre partite, perché sennò vorrebbe dire non essersi preparati al meglio nelle partite precedenti. E questo invece non accade, perché io personalmente, ma anche i miei ragazzi, pretendono e pretendiamo sempre il massimo da ogni gara. È normale che questa col Palermo, per il prestigio dell'avversario, per il prestigio della classifica, ha una valenza in più. Però non dobbiamo discostarci dalla preparazione delle altre partite, perché anche il prepararla in maniera diversa, o comunque alzare quella che potrebbe essere una soglia di tensione, potrebbe essere un effetto boomerang. Quindi in quello noi dobbiamo andare a Palermo con coraggio, con la consapevolezza che andiamo ad affrontare una grande squadra come il Palermo, ma che allo stesso tempo siamo il Frosinone e abbiamo tutte le carte in regola per andare a Palermo a fare una grande partita. Quindi grandissimo rispetto, ma il Frosinone deve andare a Palermo con coraggio e con lo spirito davvero e la convinzione di poter tornare a casa con un risultato positivo. Mister, al di là degli uomini, dalla risposta prima mi sembra aver capito che anche per quanto riguarda il modulo non è così certo del 3-4-1-2 come è successo in altre partite. Sta studiando anche quello? Ma sì, stiamo studiando anche l'alternativa per poter fare qualcosa di diverso, però vediamo fino all'ultimo quello che decideremo di fare. Non credo che comunque la differenza la possa fare il modulo in una partita così importante, ma credo che lo farà, come al solito, l'atteggiamento, la voglia di andarsi a misurare, a confrontarsi contro una squadra come il Palermo. Pur rimanendo con i piedi per terra, con l'umiltà e l'attenzione necessarie per gare come queste, vista la situazione di classifica e anche visto il trend che il Frosinone ha, si può dire che questo è un esame di maturità dal punto di vista dell'approccio della gara? Come a dire, andiamo a giocare da Frosinone sapendo che non è che siamo noi che quest'altro dobbiamo rincorrere qualcuno, ma noi facciamo il nostro. Cioè, andiamo con un atteggiamento realmente propositivo, non supponente, ma propositivo. Non so se la domanda è chiara. Ma allora, può essere un'analisi che ha un senso, anche se vi dico che per quello che abbiamo sempre chiesto a questa squadra, come quello che ho chiesto personalmente a questa squadra, è di cercare di avere un'identità uguale sia in casa che fuori. Quindi in questo senso penso che quest'anno non abbiate visto un Frosinone
che abbia cambiato particolarmente atteggiamento quando è andata a giocare fuori casa. È sempre stato un Frosinone che anche fuori casa ha sempre cercato di mantenere la propria filosofia, e questo lo dovremo fare anche a Palermo, perché senza nessun tipo di remora, ma con grande personalità, voglio che la mia squadra giochi per le proprie qualità, giochi per le proprie caratteristiche, pur rispettando, ripeto, una squadra forte come il Palermo, che reputo la squadra più forte del campionato. Nella personale classifica della carriera di Moreno Longo, tra le gare che ha vissuto da allenatore, dove colloca Frosinone Palermo per importanza, per motivazioni, per sensazioni? Questo Frosinone Palermo. Ma sicuramente la reputo nei piani alti delle partite più importanti, però non credo che, quando vi parlo di questo, penso di avervelo anche forse già detto, non credo che ci sia una partita più importante o meno dell'altra quando si debba raggiungere un obiettivo, no? Faccio un esempio: l'anno scorso, dove ci giocavamo la salvezza, c'erano delle partite con un'importanza tale dove lo scoglio che avevamo davanti poteva sembrare insormontabile. Quest'anno che giochiamo per la promozione sarà altrettanto. Quindi in questo senso mi piace pensare positivo, mi piace pensare con coraggio e con grande fiducia, collocando questa partita sicuramente come una partita top di questo campionato, ma allo stesso tempo, proprio perché la partita è una partita bella, importante, di prestigio, andrà giocata con il fatto di uscire da quel campo senza aver avuto nessuna remora da portarci dietro nel viaggio di ritorno. Mister, lei ha sempre detto che vuol vincere le partite grazie ai meriti della sua squadra, e non vuole perdere per gli aiuti che possono venire dal di fuori, aiuti, aiutini, rigori e rigorini. Domani arbitra, o meglio sabato arbitra Pizzani di Empoli. Che ci dice? Cosa vi dico? Vi dico che Pizzani di Empoli sono sicuro che farà una grande partita. Sono sicuro che sarà all'altezza di un match così prestigioso, perché credo che anche lui, per il prestigio della partita che ci sarà, avrà voglia di compiere una partita importante senza fare errori né da una parte né dall'altra. Quindi dall'alto della sua esperienza sono sicuro che sarà all'altezza del match. Un'altra per me, mister. Senta, sul risultato, secondo lei, quanto potrà incidere l'esito del duello fra Rispoli e Beghetto? Ma io credo che sarà una partita con tanti duelli. Sarà una partita dove non ci sarà soltanto il duello Beghetto-Rispoli. Disponiamo entrambi di un organico di livello, dove non solo in quella zona di campo ci sarà da riuscire a prevalere sul diretto avversario. Quindi credo che quella sia sicuramente una possibilità per far pendere l'ago della bilancia o da una parte o dall'altra, però credo che i duelli che ci saranno in tutto il campo faranno poi la differenza. Ma anche lì, se la giochiamo da squadra, sicuramente anche i duelli riusciremo a portarli più al nostro favore che non a loro. Buongiorno mister, due domande completamente diverse, ne faccio una per volta se posso. Gara importante, importantissima, l'ho ripetuto più volte, ma decisiva ai piani della classifica? Allora, io l'ho già detto anche la settimana scorsa, a 13 giornate dalla fine non può essere una gara decisiva, per mille motivi, perché ci sono ancora tanti punti in palio, perché tra 3-4 partite staremo ancora lì a dire ne mancano 9-10, quindi ci saranno ancora altri 30 punti da giocare. Quindi una partita importante, come del resto lo sono tante altre, ma una partita che mette in palio 3 punti con una diretta avversaria che sappiamo che potranno avere il loro valore, ma è ancora troppo presto per fare qualsiasi tipo di ragionamento. È una settimana particolare per il calcio, che come l'ha vissuta la squadra, lei personalmente, questa tragedia che domenica scorsa, un po', se vogliamo, al di là che sono tragedie che capitano non solo nel calcio ma nella vita in generale, quello che è successo a Davide Astori, come,
come l'ha vissuto lei e come ha vissuto la squadra, se posso chiederlo. Ma io credo che il dramma di Davide Astori non abbia possibilità di grandi commenti. Io credo che a volte il silenzio possa spiegare tantissime cose, perché l'abbiamo vissuta sia come addetti ai lavori, come colleghi, che come papà e padre di famiglia, perché non dimentichiamoci che lascia una compagna e una bambina molto piccola, dove sicuramente ci sarebbe stato bisogno dell'apporto del proprio genitore per il futuro. E quindi credo che non voglio ricadere o finire nel qualunquismo dicendo qualche parola che potrebbe poi non essere appropriata, se non il fatto di essere vicini alla famiglia, perché il vuoto che lascia Davide non lo lascia solo nel calcio, ma lo lascia soprattutto a queste persone che dovranno continuare il loro percorso senza di lui. Il fatto di poter contare, perché diciamoci, su due risultati, può essere un vantaggio o uno svantaggio, al di là del fatto che ci sono ancora 39 punti in palio, ci saranno dopo questa partita, e anche il fatto di, magari perdendo, comunque di restare davanti al Palermo, e forse anche con un vantaggio se il Palermo non vince la gara di recupero. Ecco, dal punto di vista psicologico, come si fa a tramutare tutto questo in qualcosa che potrebbe sembrare negativo, dice vabbè tanto se perdo non mi cambia niente, in qualcosa di ultra positivo? Ma io credo che questo sia un aspetto che a noi non deve toccare, credo che sia un aspetto che a noi non deve riguardare, perché non dobbiamo permettere alla nostra testa di poter fare dei calcoli. Noi dobbiamo andare a giocare questa partita come se fossero per noi quella dove i punti servono più a noi che a loro, perché non possiamo sicuramente andare a fare calcoli sul fatto che stiamo davanti o meno, perché ripeto, manca talmente tanto al traguardo che sarebbe un errore pensare di poter andare ad avere un vantaggio su questa partita. Questi sono 95 minuti da giocare con serenità, con entusiasmo, con la testa libera e sgombra da quelli che sono i pensieri che possono assillare la nostra squadra, e quindi in questo senso credo che non dobbiamo farci prendere da quello che può essere una posizione di classifica, perché sappiamo che tutto può cambiare velocemente, quindi noi dobbiamo andare avanti per la nostra strada sapendo che sono tre punti che, se li portiamo a casa, sono molto importanti. Ecco, no, la paura mia, spero che sia soltanto la mia e resti una mia, è che un po' come è successo quando siamo andati a Bari, no? Noi siamo andati a Bari da una posizione di classifica piuttosto importante e secondo me l'approccio l'abbiamo sbagliato. Ma io credo che queste sono cose che si fanno sempre al risultato acquisito, si dicono sempre al risultato acquisito. Io vi posso garantire al 110% che la squadra prima di Bari ha lavorato benissimo, l'ha preparata benissimo. Poi sappiamo che su 42 partite ci sono delle dinamiche dove, ripeto, puoi vincere la partita giocando male, la puoi vincere giocando bene, la puoi vincere largamente, la puoi vincere su misura o la puoi perdere su misura per degli episodi. Io su Bari, non per ritornarci sopra, ma credo che l'approccio di Bari sia stato un buon approccio, perché i primi 20 minuti di Bari, il Bari non, se non in ripartenza, non era uscito dalla propria metà campo, e le occasioni migliori le avevamo create noi. Grazie a voi.